Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Volevo aggiornarvi sulla. Visto che nel video precedente vi ho detto che ho una malattia rara, la tiroide, e ho la tiroidite di Hashimoto. Volevo aggiornarvi sul medico, visto che siete stati così carini a chiedermi come andava, cioè di farvi sapere, eccetera, eccetera. Niente, mi ha aumentato la pastiglia della tiroide. Speriamo che vada bene perché tra un mese e mezzo devo ripetere gli esami perché di notte mi alzo tutte le notti con la tachicardia, praticamente faccio quasi tutte le notti in bianco, però da quando ho aumentato qualche giorno ho aumentato la pastiglia, il dosaggio, sto un pochino meglio. Purtroppo quella tiroidite di Hashimoto provoca varie problematiche. Mi è venuta in gravidanza. Ho fatto determinati esami, a dire la verità. Ho fatto determinati esami e da lì è venuto fuori che con una gravidanza, quindi con l'arrivo di mio figlio, mi sarebbe venuta questa malattia rara, la tiroide. Però io ho scelto di avere mio figlio, quindi sinceramente, vabbè, non è una malattia mortale, fortunatamente si sta male, però non è una malattia mortale. Quindi la tiroidite di Hashimoto provoca stanchezza, debolezza alle gambe, muscoli, provoca tachicardia, provoca pressione alta, provoca un sacco di cose, ipersudorazione, infatti io non riesco a truccarmi, ma infatti qualche anno che da quando appunto ho avuto mio figlio che ho questi problemi che prima non ho mai avuto in vita mia, quindi appunto è tutto dovuto all'aumento di peso. Io pesavo 57 kg, 58. Non ho la faccia da 58 kg adesso, eh. Purtroppo la tiroide è così. Poi ho una leggera forma di diabete, il diabete di tipo 2, quello mellito, quindi ho una miriade di esenzioni a 41 anni. Ora che arrivo a 50-60, ma comunque, niente ragazze, volevo aggiornarvi su questo. Ringrazio tutti voi, tutti quelli che si sono interessati al mio stato di salute. E niente, dai, andiamo avanti a fare i video, andiamo avanti, avanti tutta. E ci vediamo al prossimo video. Grazie mille a tutti di cuore per il vostro interesse. Vi mando un grosso bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie!